Evelina, te invece ti occupi della parte, diciamo, di guida, quindi praticamente porti le persone a fare horse watching, okay? E sei guida naturalistica. Sì, guida ambientale escursionistica è la dicitura corretta. Corretta, sì. Va bene anche guida naturalistica. Ok, raccontami un pochino quando ti sei conosciuta con Paola e che è venuto fuori il allora, progetto. Sì, in realtà io e Paola ci siamo conosciute in ambiente equestre. E io frequentavo il corso per l'abilitazione a guida equestre escursionistica nella FITE Tracante e a quei tempi Paola era il commissario regionale, la Liguria era commissariata, quindi non avevamo un presidente ma un commissario, anzi una commissaria ed era lei. Io da parte mia conosco questi monti e queste valli fin da quando sono nata, perché coincidenza vuole che è proprio qua che ogni anno, fin dal primo compleanno, venivo a festeggiare il compleanno con la mia famiglia e quindi insomma ho sempre avuto un amore speciale per questi luoghi. La cosa un po' particolare che sembra essere stato proprio il destino a ricondurmi qua dopo molti anni, perché era una zona molto mal collegata, io da piccolissima soffrivo tantissimo l'auto, quindi i miei genitori ai tempi decisero che non era più il caso di portarmi su a festeggiare il compleanno, quindi io per tantissimi anni non sono più venuta, ma ho sempre avuto nel cuore il Monte Penna, mi ricordo in particolare il Monte Penna tra tutte le zone di queste valli. Quindi quando ho potuto, intorno ai 20 anni, quando sono stata autonoma, ho iniziato a tornare su queste montagne da sola e esattamente dove ci troviamo adesso, al rifugio di Prato Mollo, ho speso tantissime delle mie estati facendo l'educatrice ambientale ai campi del WWF, una vita fa, ma mi sembra davvero l'altro ieri, e ho iniziato a vedere questi cavalli liberi. E tanti di loro erano in realtà cavalli di proprietà, perché nella valle qua limitrofa, noi adesso siamo in Valle Sturla per la precisione, ma più a nord c'è la Val d'Aveto e lì tanti allevatori d'estate lasciano i cavalli liberi. Allora io ero ignara del fatto che alcuni di questi si fossero inselvatichiti e 10 anni fa conosco Paola e mi racconta la storia di questi cavalli, mi dice che 2 di questi erano stati uccisi a fucilate, come vi ha raccontato poco fa, e che uno dei modi che lei aveva pensato per tutelarli in qualche modo era fare quadrato rendendoli noti e quindi organizzare delle escursioni di horse watching. E ai tempi io, un po' da naturalista, sapendo che non solo siamo in un'area protetta ma anche allora in un SIC, un sito di interesse comunitario, oggi è una ZSC, quindi significa semplicemente che siamo in una zona tutelata a livello europeo dalla direttiva Habitat e quindi dove sono presenti habitat e specie prioritarie per la conservazione della biodiversità. La diversa dicitura sta nel fatto che ormai è stato adottato un piano di gestione, quindi è cambiata la dicitura. Ai tempi questo mi preoccupò, perché le dissi: se i cavalli non dovessero essere conservativi per gli habitat che sono tutelati dalla direttiva, Paola, io alzo le mani, non ci possiamo fare niente, prima o poi qualcuno troverà il modo di portarli via da lì. Anche se ovviamente la presenza di un grande erbivoro in zone di pascolo dove non ci sono più le attività di pastorizia tradizionali per l'abbandono delle campagne, se non ovviamente dei casi piccoli e isolati, poteva nella teoria ovviamente essere una cosa buona. Quindi comunque partendo da lì ho iniziato prima di tutto a fare delle ricerche di tipo bibliografico e ho scoperto che un parco, moltissimi anni fa ormai, credo fosse intorno al 2005, il parco Alpe Veglia d'Evero, quindi nelle Alpi, attraverso un progetto LIFE, quindi un progetto europeo, era riuscito a farsi finanziare l'acquisto di 6 cavalli di razza aveglinese per riuscire a mantenere in un SIC simile a questo, ma in ambiente alpino, i pascoli. E quindi hanno artificialmente inselvatichito un gruppo di cavalli e quindi ho detto: beh,
aspetta, qui c'è un precedente addirittura finanziato, noi qua non abbiamo nemmeno bisogno di comprarli, ci sono, e trovo assurdo doverli eradicare. E quindi ho iniziato a puntare su questo caso per raccontare la storia dei cavalli alle istituzioni. E poi prima di tutto abbiamo iniziato con le escursioni, che ci sono servite tantissimo per far conoscere i cavalli, anche perché a questo punto chi li difende meglio di noi due, che siamo da sole e adesso con qualche volontario della nostra associazione, sono le persone. Quindi se non avessimo fatto le escursioni non saremmo state in grado di far riconoscere questa realtà ad un pubblico vasto. E dopo questo ovviamente ho portato il caso all'università, dove mi sono laureata in scienze naturali, all'Università di Genova, e ho proposto dei seminari per gli studenti, e da lì appunto abbiamo iniziato anche a coinvolgere alcuni studenti di scienze naturali e ambientali per delle tesi. Quindi abbiamo potuto fare dei censimenti, quindi portare avanti il monitoraggio con l'aiuto di giovani appassionati che mi hanno dato una grossa mano nell'arco di questi anni, e quasi tutti loro oggi fanno parte della nostra associazione, che si chiama Rewild Liguria. Bene, benissimo. Senti, ma si diceva prima, no? Questi cavalli sono esistono ancora dei capostipiti oppure sono tutti nuovi? Penso che ormai non ce ne siano più. Paola vi raccontava la storia di Regina, questa giumenta che abbiamo salvato dal laccio di un bracconiere ormai 5 o 6 anni fa, forse ormai, e l'ho rivista ancora almeno per un paio di anni dopo l'intervento che abbiamo fatto, e poi basta. E credo che lei fosse l'ultima rappresentante dei domestici che sono rimasti liberi. Ovviamente nessuno può escludere che durante il periodo estivo non siano, tra virgolette, contati, perché imbrancati con i selvaggi dei cavalli domestici che vengono lasciati al pascolo durante l'estate. Ricordo a questo proposito che il pascolamento abusivo non in proprietà del proprietario dei cavalli è un'attività illegale. Ognuno di noi può, se ha dei capi di bestiame, lasciarli al pascolo brado, ma nella sua proprietà. Quindi qualora ci siano cavalli... A maggior ragione una situazione come questa, esatto. No? Che andrebbero praticamente magari a, in qualche maniera, a mescolarsi con gli altri cavalli, potrebbero poi gli stalloni montare i cavalli, insomma diventerebbe un problema che non salvaguarderebbe più il, esatto, fatto di essere selvatici, no? Esatto, e su questo bisogna, è uno degli aspetti fondamentali, distinguere quanti ce ne sono in giro di realmente inselvatichiti e quanti di domestici che sono in giro d'estate. In effetti d'estate il numero aumenta, quindi quello che noi facciamo è cercare di confrontare i numeri del censimenti invernali, a volte non è possibile venire in inverno perché le condizioni qua possono essere proibitive, ma comunque autunno, inizio dell'inverno, tardo inverno, inizio primavera, con quelle dell'estate piena. E vi garantisco che i numeri non corrispondono mai. In estate ci sono molti più cavalli e quindi continuano a arrivare cavalli domestici. Questi durante, alla fine dell'estate, all'inizio dell'autunno, vengono richiamati in stalla dai padroni. Alcuni di questi sono riconoscibilissimi in realtà perché hanno il campanaccio, quindi non lasciano scanso ad equivoci. Altri magari no, quindi sarebbe importante riuscire a identificare i domestici solo in questa zona attraverso una marcatura. Quindi non bisogna marcare i selvaggi perché non ha senso, bisognerebbe cercare di catturare i cavalli che non sono mai stati domesticati dall'uomo, avrebbe molto senso invece fare dei sopralluoghi nelle stalle dei proprietari della zona e marchiare i cavalli che sappiamo che vengono liberati durante l'estate, in modo che non vengano considerati nei nostri censimenti e che quando si fanno i monitoraggi si tenga conto della loro reale origine. Ma parliamo di un'altra cosa, no? Tu fai horse watching, quindi porti su queste persone, ma c'è un reale interesse, o meglio, ci sono tante persone che conoscono che c'è la possibilità di fare horse watching in questo sito, oppure sì, sì. Qual è la tua impressione? Sì, sì, c'è un grande interesse e è molto conosciuto, più di quello che si pensi. Siamo stati su riviste nazionali, anche internazionali, locali ovviamente, ma anche su reti locali e reti nazionali, e
chiamano da tutta Italia, arrivano veramente da tutta Italia e anche dall'estero per vedere i cavalli selvaggi in Liguria. Adesso io sono da sola, quindi ho deciso di gestire la cosa nella maniera più sostenibile possibile, il che significa piccoli gruppi di 15 persone al massimo e solo una volta a settimana, proprio per non essere troppo presenti e non... Ecco, spiega un attimo questo punto, perché è importante evitare che ci siano, perché tanti potrebbero pensare, no dai facciamolo tutti i giorni, no? Come ti ho detto io prima, perché non fai due o tre volte a settimana? Qual è il motivo preciso? Diciamo che per ora ho sempre preferito, addirittura all'inizio lo facevo una settimana sì, una no. Ovviamente all'inizio era anche una questione di convenienza, eravamo meno conosciuti, quindi due volte al mese all'inizio poteva bastare per concentrare maggiormente le richieste in modo da essere meno dispersivi. Le richieste in realtà, soprattutto in un determinato periodo dell'anno, quindi dalla primavera all'estate, potrebbero tranquillamente coprire anche le quattro giornate a settimana, ma questo significherebbe essere molto d'impatto sugli animali, che sono molto mansueti e non hanno nessun problema a farsi avvicinare anche troppo, quindi dobbiamo essere noi a tenere le distanze da loro. Questa è una zona frequentata da fungaioli, da cacciatori, da escursionisti, quindi è normale che loro siano abituati alla presenza umana, però un conto è veder passare delle persone e quindi non esserne intimoriti nella normalità dello svolgersi della loro giornata. Un altro conto invece è arrivare con dei gruppi che rimangono in osservazione anche per diverso tempo a distanze che possono essere anche di 10 metri, ma che se prolungate nell'arco dell'anno possono in qualche modo sensibilizzarli eccessivamente alla presenza umana. Mi dicevi anche fra l'altro che in alcuni casi hai notato che c'era un fastidio da parte dei cavalli, no? A volte mi immagino che possa essere successo qualcosa nei giorni precedenti, potrebbero esserci state delle persone che hanno tentato di avvicinarli, potrebbe esserci stato un tentativo di predazione, perché in questa zona ci sono i lupi, quindi sui puledri, sugli adulti un lupo appenninico non può assolutamente pensare di attaccare un cavallo, ma oppure bracconieri o qualsiasi altra forma di disturbo, possono essere anche semplicemente gli spari di cacciatori, anche non bracconieri, che possono in qualche modo ovviamente infastidirli, e quindi noi non sappiamo che cosa succede, il perché magari una settimana un branco si presenta molto tranquilla e la settimana dopo invece non gradisce essere avvicinato. Quindi proprio per questo motivo bisogna essere il più rispettosi possibile e quando si fa osservazione non rimanere a lungo, comunque i tempi di osservazione cerchiamo sempre di non prolungarli più di una mezz'ora. Per quanto riguarda invece la convivenza con il lupo, mi dicevi che non ci sono grossi problemi. Allora, il lupo è un predatore all'apice della catena alimentare, siamo ben felici e ben fortunati del fatto che qui sia presente. Può predare sicuramente i puledri, molto difficile, anzi immagino, non dico impossibile, ma molto difficile che predi un adulto, anche perché il lupo appenninico non ha dimensioni tali da pensare di riuscire a catturare, in qualche modo fermare e quindi predare un cavallo adulto. Predano in branco, ma teniamo presente che qua i branchi di lupi non sono quelli del Nord America, dove vediamo decine di esemplari o una dozzina di esemplari, ma parliamo di nuclei familiari con la coppia riproduttiva, i cuccioli dell'anno e al massimo quelli dell'anno precedente, quindi parliamo al massimo di 6, ma più facilmente 4 individui. Ah, ok, quindi diciamo sono abbastanza al sicuro da quel punto di vista lì. E poi comunque diciamo che se ci fosse l'intervento di un predatore naturale si tratterebbe di selezione naturale, quindi va bene così. E per quanto riguarda i branchi invece mi dicevi che, come magari insomma chi è un po' che mastica un po', ha letto qualcosa di zoologia, sa che non c'è un unico branco, no? Uh-huh. Però mi dicevi che c'è un branco particolarmente numeroso che il cui stallone esce un pochino fuori dalle statistiche, no? Sì, allora infatti non parlo di branco ma di popolazione, perché è proprio un piccolo nucleo, una piccola popolazione di circa 87 esemplari che si spartiscono un territorio di circa 33 km quadrati. In media abbiamo 10 bande, tra queste ce n'è in particolare una, quella di Zeus, un stallone che appunto una delle mie studentesse ha censito e nominato Zeus, che esce un po' dalle statistiche. In letteratura noi leggiamo che uno stallone rimane in carica in media 5 anni, in questi 5 anni ovviamente
ci sono individui che rimangono in carica 2 e individui che rimangono in carica 7, 8, 10 anni e quindi più o meno la media si assesta a 5. E lui è uno stallone da record perché è in carica da più di 10 anni e il suo branco è molto stabile, sì, è uno stallone di estrema esperienza. Quindi diciamo, a un certo punto però mi raccontavi prima che avete notato sì, una cosa. Circa 6 anni fa c'erano pochi branchi, erano circa 5, ma erano molto numerosi. Avevamo branchi di 16-18 esemplari, statisticamente in letteratura più o meno siamo 6-8 nella media, fino ad arrivare a un massimo di 12 dove ci sono molte risorse alimentari e di acqua, questo è il caso effettivamente in questa zona. E 18 però erano effettivamente molti e quindi ero abbastanza stupita. L'anno successivo, quando un paio dei suoi figli, quindi dei due maschi subadulti, anziché staccarsi dal branco, come spesso succede, vengono allontanati dal branco e vanno a fare le cosiddette bachelor's bands, quindi bande di stalloni scapoli, che quindi per un paio di anni gravitano intorno agli altri branchi tentando di farsi una famiglia loro, quindi magari di rubare una femmina o di sfidare uno stallone. Loro hanno fatto una cosa completamente diversa. I due fratelli si tolgono circa un anno l'uno dall'altro, se ne sono andati insieme portandosi via circa metà branco, compresa la femmina alfa che era la loro madre. Hanno fatto una secessione. Hanno fatto una secessione, sì, è stato molto, molto interessante vedere questa cosa. Per circa un anno non era assolutamente individuabile uno stallone dominante all'interno del branco. Sono stati... poi sembra attualmente aver preso la dominanza il fratello maggiore. Quello maggiore, quello che aveva Pegasus. Più... Ah, ok, anche quello è stato nominato. Perché sì. mi dicevi prima che voi fate anche dei progetti, no? Con l'università, nel senso sì, collaborate. L'università di Genova, adesso con la pandemia purtroppo ci siamo un po' fermati, appunto io ogni anno andavo a tenere un seminario all'università e quindi gli studenti interessati potevano decidere di fare la tesi con me, ovviamente con i professori di zoologia dell'Università di Genova, che veramente ringrazio per l'interesse che hanno dimostrato, perché comunque sono stati un po' fuori dagli schemi rispetto ad altri professori di scienze naturali, perché la difficoltà è riuscire a far capire che interesse di tipo scientifico ci può essere nello studiare il cavallo non come animale domestico, ma come parte integrante di un ecosistema, alla stregua di un animale selvatico. Attualmente invece c'è una studentessa dell'Università di Parma che sta facendo la tesi sui parassiti fecali, che era una cosa che ci interessava tantissimo, quindi l'interesse da parte dell'Università di Parma sull'argomento ovviamente ci ha fatto molto piacere. E diciamo, se uno volesse venire qua a fare Earthwatch, a partecipare a una delle vostre passeggiate, come può partecipare? A cavallo, a piedi? Cioè, com'è che avviene? Sono escursioni a piedi, a non piedi, ha niente a che okay. fare con l'equitazione. E come fa per organizzare la cosa? Basta chiamare o scrivere una mail ai Quindi cavalli. Avete un sito internet? Sì, abbiamo un sito internet, www.cavalliselvaggidellaveto.com. Abbiamo un profilo Instagram, sempre i cavalli selvaggi dell'Aveto, e una pagina Facebook. Mm-hmm. Quindi possono contattarci attraverso i canali social o la mail e i contatti telefonici che trovano sul sito per prendere informazioni e prenotare l'escursione. Tutte le escursioni partono con un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 15, proprio per i motivi di cui parlavamo prima. Certo, sì, sì. E normalmente sono escursioni che durano una giornata? Una giornata, sì, di solito siamo di rientro intorno alle 4, pranzo al sacco, è un quello che chiamo io un soft track, perché in bella stagione non è così faticoso trovarli e quindi bastano circa 7-8 km di percorso, 60-70 metri di dislivello e quasi sicuramente li troviamo. Quindi può venire chiunque, cioè esatto, non deve venire sì. una persona allenata sì, o che ha particolari... Sono escursioni per famiglia, poi ovviamente durante l'estate quando loro si spostano a quote più elevate facciamo esperienze magari un pochino più impegnative, c'è un itinerario molto bello ma sono 300 metri di dislivello, 14-13 km, 14 km fattibilissimi ma da persone abituate a camminare. Certo. Altre esperienze che proponiamo in collaborazione con un fotografo naturalista esperto di lupi, Paolo Rossi, quindi facciamo horse watching e lupi, è una cosa che piace tantissimo, che va sold out in pochissimo tempo ogni volta che la proponiamo, oppure le cosiddette escursioni wild explorer, quindi per gruppi molto piccoli, 8 persone con un servizio navetta 4x4 che ci
ci permette di coprire quasi, non tutto, ma quasi tutto il loro territorio. E da quest'anno abbiamo iniziato a fare anche i campi in tenda per l'osservazione notturna. State più giorni praticamente. Una notte per una ora. Una notte, ok, quindi fate 2 giorni. E più o meno che costi hanno queste escursioni? Così da un diciamo minimo di 20 euro e 15 il ridotto per i bambini per il soft track, a un massimo di 75, che è l'escursione con servizio navetta, pranzo e 2 guide, lupi e cavalli. Quindi ovviamente un al servizio giorno, completamente quindi nel diverso. Caso di 2 giorni ovviamente. Nel caso di 2 giorni in realtà, ovviamente essendo in tenda, non ci sono i pernottamenti, c'è solo colazione e cena, non abbiamo il servizio navetta perché si fa con i mezzi dei partecipanti, paradossalmente costa un po' meno, costa 65. E mi dicevi prima che c'è, perché questa cosa io non la sapevo, c'è differenza fra animale domestico, no? E rinselvatichito, cioè com'è che sta sta cosa qua? Allora, il cavallo in natura come animale selvatico è estinto. Okay. Anche i famosissimi Mustang sono cavalli inselvatichiti, perché si tratta dei cavalli domestici dei coloni spagnoli andati in America ormai più di 500 anni fa, che si sono inselvatichiti. Anche i cavalli della Mongolia, quindi i Przewalski, che fino a poco tempo fa erano ritenuti Equus ferus Przewalski, è il cavallo della Mongolia, mentre il cavallo selvatico europeo, Equus ferus ferus, risulta estinto dall'inizio del secolo scorso in uno zoo. L'ultimo esemplare si è estinto in uno zoo in Ucraina. E appunto dicevo, i Przewalski erano considerati fino a circa 3 anni fa gli unici cavalli selvatici. Cosa significa selvatico? Una specie, quindi a livello di specie, mai addomesticata dall'uomo, quindi un orso, un lupo, una volpe, qualsiasi animale che non sia nella sua storia evolutiva mai stato addomesticato. Conosciamo situazioni, addirittura non solo le volpi sono facilmente ammansibili, addomesticabili, addirittura c'è un uomo in Canada, mi sembra, che tiene gli orsi in giardino. Ecco, non significa che quegli animali siano domestici. Un animale domestico ha fatto un percorso evolutivo lungo migliaia di anni che l'ha portato a cambiare drasticamente anche il suo DNA in relazione all'allevamento e alla convivenza con l'uomo, e questi sono tutti processi evolutivi che sono stati in qualche modo vissuti da animali domestici come il gatto, il cane e il cavallo, la vacca. E il patrimonio genetico dell'attuale cavallo domestico è molto vicino a quello dell'animale selvatico, che è l'Equus ferus ferus, da cui si è evoluto. Oggi sappiamo che persino il Przewalski, che era ritenuto appunto, come dicevo prima, selvatico, ha in realtà, siccome è stato addomesticato a partire da 5.000 anni fa dai mongoli, attualmente un patrimonio genetico differente rispetto a quello che aveva prima dell'addomesticazione. Quindi gli scienziati hanno pubblicato appunto 3 anni fa su Nature un gruppo di scienziati appunto ha pubblicato un lavoro con il quale si porta avanti la tesi che anche loro non siano possibili, non è possibile considerarli selvatici. Quindi non è solo una questione di normativa, e quindi il cavallo in Italia è ritenuto un animale domestico, è proprio una questione legata alla loro storia evolutiva. Se un animale domestico ritorna in qualche modo in natura, viene quindi definito inselvatichito o rewild. In inglese ci sono 2 termini ben specifici per definire entrambe le situazioni. Wild è un animale selvatico, feral è un animale inselvatichito, quindi è scorretto, in italiano a volte si usa il termine ferale, però non ha lo stesso significato del feral in inglese. Quindi la parola corretta è inselvatichito, anche se le generazioni attuali sono nate in natura, perché la specie non ha più niente a che vedere con quella originaria. Dal punto di vista di DNA è diversa. È diversa. In realtà appunto la differenza con l'Equus ferus ferus, da cui l'attuale Equus caballus che deriva, non è così ampia. Okay. Diciamo che appunto è molto 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 vicino al suo antenato selvatico dal punto di vista del DNA, ma tu sicuramente col lavoro che fai lo saprai meglio di me. Uno degli interventi più entranti che possiamo aver fatto noi con la domesticazione del cavallo riguarda i suoi sensi, perché lui ha il senso del tatto molto sviluppato su tutto il corpo. Questo è un senso che noi abbiamo comunque in qualche modo modificato con l'addestramento.
Ovviamente loro hanno vibriste sul muso, le labbra prensili molto sensibili, ed è una cosa che gli serve comunque anche in natura per il mutual grooming, soprattutto, che è un'attività che stimola tantissimo le relazioni sociali, ed è fondamentale. Sì, sì. Ma su tutto il resto del corpo noi in qualche modo abbiamo modificato l'utilizzo dei loro sensi. Ad esempio, avvantaggiando in qualche modo il tatto rispetto ad altri sensi. E questo non si sa come, attraverso le carezze o attraverso l'addomesticamento, quindi la attraverso pressione, il fatto di doverli toccare, magari attraverso anche la pressione delle gambe, esatto, okay. Per esempio nella montandoli attraverso, certo, la pressione delle gambe, sì, dando oppure una, anche prediligendo i soggetti che erano più rispondenti a quello che, esatto, noi, esattamente, desideravamo, certo. Quindi in qualche modo anche sotto questo punto di vista sono stati selezionati artificialmente, certo. E quindi sì, loro non possiamo chiamarli selvatici, ma inselvatichiti. E sarebbe importante, una cosa molto importante, sarebbe ottenere il riconoscimento rewild, perché finché si continuano a considerare degli animali che vivono in natura senza alcun contatto con l'uomo, completamente domestici, non avremo mai la gestione corretta. Quindi dal punto di vista giuridico sarebbe veramente fondamentale un riconoscimento adeguato anche proprio per gestire le problematiche legate anche alla convivenza con la vita rurale. Chi è che lo decide questa cosa? Allora, noi ci siamo fatti consulenziare da un esperto in diritto amministrativo. Esistono già dei precedenti anche in Corte di Cassazione, e in realtà loro sarebbero assimilabili, secondo la legge sulla fauna omeoterma, l'articolo 2 cita proprio il fatto che si possono includere all'interno della legge sulla fauna selvatica, anche se selvatici non sono dal punto di vista biologico, tutti quegli animali che vivono nel territorio naturale liberi senza contatto con l'uomo. Quindi attraverso interlocuzioni con i ministeri che noi abbiamo fatto dell'agricoltura e dell'ambiente, emerge che dovrebbe essere la regione Liguria a legiferare per dichiararli inselvatichiti, perché non si tratta di una questione che coinvolge tutti i cavalli presenti sul territorio italiano che vivono liberi, ma questa popolazione in particolare. Quindi qua poi c'è da distinguere bene tra i cavalli domestici abbandonati e i cavalli inselvatichiti. Esatto, grazie. Un'ultima cosa, prima si parlava, no, del fatto di venire a vedere questi cavalli, eccetera, eccetera, ma se vengono delle persone da fuori, possono trovare da dormire qua nella zona? Che strutture noi ci sono? Noi abbiamo cercato di coinvolgere gli operatori turistici della zona, soprattutto chi ha ristoranti, rifugi come quello in cui ci troviamo adesso, ad aderire alla rete delle strutture amiche dei cavalli selvaggi. È semplicemente un accordo di co-marketing. Le strutture amiche dei cavalli selvaggi sono presenti sul nostro sito, e quindi chi visita il nostro sito e decide di venire a vedere i cavalli sa che comunque i gestori di quelle strutture appoggiano il nostro progetto e credono che la presenza dei cavalli possa essere una risorsa per il territorio. Quindi per noi questo appoggio, che è solo di tipo morale, perché ci scambiamo solo visibilità, è fondamentale. E ovviamente a noi fa piacere che quelli che noi chiamiamo horse watchers rimangano sul territorio, perché è un territorio ricco di peculiarità esclusive, veramente. Abbiamo il mare qua a poco più di 15 km in linea d'aria, e che è quello che rende la nostra regione conosciuta a livello nazionale ma anche internazionale. Ma al di là del mare, la Liguria è una regione di montagne che si tuffano in mare e che racchiudono dei tesori inestimabili che sono da scoprire. Noi vorremmo che i cavalli potessero diventare un po' gli ambasciatori di questa diversità, che non è solo biologica ma è anche di tradizione, di cultura e di vita rurale, che credo sia veramente rara da trovare in altre zone d'Italia. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me, for I pass out, I'm too.